Marco, mi raccomando, adesso è l'ultima fatica. Dobbiamo andare a vedere il cenacolo di Leonardo da Vinci. No, io non ci vengo più, basta. Non ne posso più, sono stanco. Io e tu diciamo basta. Ma insomma, questi giovani davanti alla cultura che si rifiutano sempre. Ma... è il momento dell'ultima cena. Non mi hai portato a vedere, allora, il Duomo, la galleria, le palle del Toro. Ma che tu palle, basta. Ma che tu palle, l'ultima cena, eh? La vuoi vedere o no? No, io l'ultima cena la vado a fare a tavolino in un locale. Con Artù? Con Artù. Ad Artù gli diamo l'ultima ciotola. E diamogli l'ultima ciotola. Ecco, va bene. Conosco un locale qua vicino, si chiama Dez Vapore e fanno tutto a vapore. E pensa, loro dicono di essere pet friendly. Anzi, andiamo a verificare. Questo mi piace di più. Il Dez Vapore non dista molto dal centro di Milano. E pur stanchi, Marco, Artù tra una conoscenza e l'altra e il prof Don Vito raggiungono il locale. Ma prima... Vapore, un locale che mi ricorda la mia infanzia. Da piccolino giocavo col trenino a vapore. La mia mamma stirava le camicie col vapore e mio padre faceva i fumetti col vapore. Questa sera invece andremo a mangiare al Dez Vapore. Al nostro arrivo ci accorgiamo subito dell'accoglienza. Ciotola dell'acqua e qualche coccola per Artù e Pablo, il suo inseparabile amico. A questo punto il prof Don Vito inizia la sua verifica. Accettate tutte le taglie di animali? Sì, certo. Questo è un bel punticino del decalogo EMPA. Poi quando arriva magari il cane... Ma lo accogliamo con una ciotola d'acqua. Una ciotola d'acqua per il cane e qui diamo un altro bel punticino. Avete qualcosa dedicato al cane? Sì, abbiamo un doggy kit riservato. La schiscetta a quattro zampe. Un altro punticino nel decalogo EMPA. Signori, da Dez Vapore, Silvia. Vedi che bontà si possono assaggiare qui. Pensa, questo è tutto cotto a vapore. Senti che profumo. Oh, questa è vita, visto? Questa è vita, sicuramente. Bene, allora io ti devo dire anche una cosa. Che mentre abbiamo ordinato qui queste leccornie, io ho già controllato tutto il locale. Ed è un locale assolutamente da bollinare. Perché è pet friendly e rispetta molti punti del decalogo EMPA. Bene, questo mi fa molto piacere e allora a questo punto finiamo di mangiare e lo andiamo a bollinare. Sicuramente. Io sono veramente molto molto contento e per l'occasione abbiamo qui anche la dog mother di Let's Travel Together che consegnerà in inglese rigorosamente il bollino. Ok, we are very glad to give the Let's Travel Together back to Dez Vapore for the responsibility and the capacity in accepting our furry friends to be put in this restaurant. Thank you very much. E noi invece Italy consegniamo il bollino dell'Italia d'Artù rigorosamente italiano e veramente per noi è veramente un immenso piacere perché un locale a Milano fa veramente onore, veramente onore.